If you've ever been lost out yonder out where the blacktop ends on a back road, can I get a hell yeah? If you've ever been buzzed on a drop tailgate with the glow of a bonfire burning, can I get an amen? Amen. If you've ever howled at the moon under the stars, skinny dipping in a water hole, can I get an all right? All right, all right. And if you have, then lift your glass, raise them up, and show some love to a better life. Let's all do a shot of you. Whiskey, throw down a nice cold beer the size of Texas. Buy a round for Oklahoma, give a shout out to both Dakotas and Tennessee. Drop it like it's hot with some fireball down in Louisiana. We'll all toast to sweet home Alabama. Bartender, this one's on me. They say all out there for keeping it country. If you're up at the break of dawn, tilling that land, bush hogging on a John Deere, can I get a yeehaw? Yeehaw! If you've ever set your scope on an 8-point buck in a clear, wide open field, then this song's for you. Turn it up! If you ever left a red dirt trail sitting up between those wooden pews on Sunday morning, Lord, what a night. And if you have, then lift your glass, raise them up, and show some love to a better life. Let's all do a shot if you took your whiskey, throw down a nice cold beer the size of Texas. Shout out to both Dakotas and Tennessee. Drop it like it's hot with some fireball down in Louisiana. We'll all toast to sweet home Alabama. Bartender, this one's on me. We say thank you all out there for keeping it country. Skinny dipping, back flipping, tipping, moonshine sipping. The only place I wanna be is in a small town, keeping it country. Bonfire burning, mud tires turning, cowgirls flirting, hangover hurting. Why buy the milk when the cows are free? Let's keep it country and do a shot of Kentucky whiskey. Throw down a nice cold beer the size of Texas. Buy it around for Oklahoma. To both Dakotas and Tennessee. La festa di San Firmino ancora una volta si conferma un evento importante, con un grande richiamo da parte di canavesani non solo, che hanno subito affollato il primo lungo weekend di festa. Allora, con Gilberto Pomatto, presidente della Proloco di Pertusio, tracciamo subito un bilancio dicendo anche che ancora una volta la Proloco è andata avanti oltre quello che già normalmente fa, ad esempio con un grande investimento che è quello di un capannone ex novo, che sicuramente ha soddisfatto le tante persone che sono venute a trovarvi. Sì, allora è stata un po' una scommessa, perché cambiare capannone, fare investimenti è sempre un po', nel periodo che stiamo attraversando, sempre un po' una scommessa. Comunque l'abbiamo fatto, il primo weekend è passato, venerdì con la festa della birra, sabato con Bagutti e domenica che è stato con la fiera, un successone con sia con le cose nuove, tiro la fune, con il fischietto. Penso che sia stati tutti contenti, ecco. Diciamo che appunto voi ancora una volta avete unito la tradizione ma anche le novità, in particolare appunto tradizione e novità si fondono perfettamente, perché voi quest'anno avete puntato anche sui giochi tradizionali che mancavano da tanto tempo negli eventi del nostro territorio.
Sì, sono cose che si vedevano, non si vedevano. Io me lo ricordo da bambino, l'albero della cuccagna, quando ero molto nell'infanzia, mi ricordo un vago, e abbiamo provato a riportarli nelle fiere, nei momenti così di festa, nelle paesane, a riportare quelle cose che si faceva in tutti i paesi. Tiro la fune e l'albero della cuccagna, che però non essendo più in zona abbiamo preso una squadra che arriva da più squadre che arrivano da Bergamo. Infine direi che è giusto dare merito alla Proloco tutta, anche al comune che naturalmente partecipa e dà una grande mano a voi come Proloco per quanto riguarda l'organizzazione, ma ringraziamo soprattutto tutti i volontari, tutti i componenti della Proloco che in questi giorni hanno lavorato tanto e lavoreranno anche nei prossimi giorni. Sì, allora queste cose bisogna dirle, bisogna farle, cioè chi viene a fare la festa vede tutto fatto, però ci va una grande squadra, ci va grande persone, ci va grande volontà e persone che perdono del loro tempo per venire a fare questo. Una sinergia con l'amministrazione, qualsiasi cosa, cioè quando uno viene qua, si siede oppure vede la festa sembra che sia semplice, ma non è così. Ringrazio io da presidente, ringrazio tutti quelli che hanno dato del piccolo, del tanto, quello che si è, che si è visto e che si dovrà ancora vedere nell'ultimo weekend. Right there with you, just letting go. Cause down in that bonfire's yellow glow, we were the flame. It was a night like this, summer on a Saturday, moonshine, good times, hanging off the tailgate, all our friends. But it was just you and me laughing, honey, just the way it ought to be. A moment. Con Antonio Cenzalanza, invece che il segretario della Proloco, ancora una volta parliamo di quello che sarà, perché ricordiamo la festa, la fiera di San Firmino, non si ferma solo dopo il primo weekend, ma proseguirà con il secondo weekend, ma anche con i giorni successivi, con i giorni precedenti, perché alla fine dei conti sono tanti gli appuntamenti che avete in programma. Sì, diciamo che dopo questo primo weekend, dove abbiamo avuto tanta gente, andiamo avanti. Abbiamo il teatro del martedì con un nuovo gruppo teatrale di Chivasso, la presentazione del libro Zuppa di Aiucche il giovedì con la premiazione anche delle poesie sulle mele. Noi abbiamo il tema quest'anno, noi ogni anno abbiamo un tema particolare, quest'anno il nostro tema sono le mele, e quindi tutta il fil rouge che collega tutta la nostra fiera, tutti i nostri giorni di fiera sono le mele. Il venerdì la nostra famosa bagna cauda, che ha già tante prenotazioni e sarà sicuramente un grande successo. Ricordo anche il fatto che Pertusio diventa il paese della bagna cauda, abbiamo ottenuto questo riconoscimento e da quest'anno andremo anche a premiare un'autorità emerita con il Tupin d'Or, che è un premio che ogni anno inizieremo a dare come attestato di benemerenza. Il sabato avremo musica anni 80-90 con i Divina, per chiudere la domenica con la cena delle delizie d'autunno e con i cori piemontesi presentati da Pietro Montanari e Sonia De Castelli. Direi che alla fine dei conti ancora una volta vi siete impegnati, vi state impegnando, ma ricordiamo anche che c'è la mostra dei fischietti che fino non solo a domenica prossima sarà appuntamento importante, ma proseguirà anche per chi eventualmente vorrà scoprire questa particolarità e questa caratteristica che accompagna ormai da diversi anni la festa di Pertusio e Pertusio in sé. Sì, abbiamo inaugurato la mostra questa domenica. La mostra sarà aperta ancora la domenica prossima. Durante la giornata della domenica andremo a premiare i tre fischietti. Abbiamo avuto una discreta partecipazione di 12 artisti, abbiamo 15 fischietti in gara, abbiamo alcuni fischietti fuori concorso. In questo momento abbiamo esposto 85 fischietti perché diciamo c'è anche qua
una serie di fischietti che andiamo sempre a rimettere per ricordare un po' da dove siamo partiti, dal 2005 in avanti. La mostra sarà ancora aperta a disposizione delle scolaresche per i giorni successivi su prenotazione per poter visionare questi, diciamo, fischietti, questa magia costruita con la terracotta. Infine, abbiamo già detto col presidente, ma credo che sia giusto ribadire grazie a tutti quelli che stanno facendo tanto e faranno tanto nei prossimi giorni. Sì, un grazie al direttivo, a tutti i volontari che con grande impegno e tanta dedizione ci stanno dando una grossa mano, tutti i ragazzi del bar, tutti i ragazzi che fanno i camerieri, la cucina, che senza di loro non potremo sicuramente andare avanti, e a tutte le persone che ci hanno aiutato e che in maniera estemporanea vengono qualche giorno, ci aiutano a fare dei lavori, il montaggio, lo smontaggio dei capannoni, tutto quello che serve, perché ha coinvolto tutto il paese e il nostro obiettivo è sempre quello di essere, diciamo, una associazione aggregante per tutto il paese e per tutta la cittadinanza. Un grazie particolare va sempre riconosciuto al sindaco per tutto l'aiuto che ci fornisce. A heart is small, is enough for